Buongiorno o buonasera. È Giulietto Chiesa per PandoraTV.it che vi offre questa volta un breve estratto di una recente audizione al Senato sulla politica estera, dove appare evidente la esplicita tendenziosità degli oratori che sono stati invitati a, come dire, educare i senatori italiani su questioni importanti come per esempio le sanzioni alla Russia. Si tratta in questo caso di, aperte virgolette, esperti, chiuse virgolette, dello EI, Istituto Affari Internazionali. Ecco, che spiegano ai senatori italiani perché sostanzialmente l'Italia deve continuare a mantenere le sanzioni contro la Russia. Non entro nel merito, ma la domanda è questa: sarebbero questi gli esperti di cui si giova il Senato della Repubblica per capire che cosa succede nel mondo? C'è veramente da sbalordire. Si noti, tra gli altri, l'intervento della signora dal nome Giorgiano, la cui tendenziosità e incompetenza supera davvero i limiti della decenza. Unico intervento in direzione opposta è quello del senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Ferrara, che riportiamo e che tra l'altro è stato malamente ripreso dalle telecamere ufficiali. Il resto è penoso. E questo è il quadro, ahimè, in cui si forma la politica estera del nostro paese. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Godetevi le immagini. Come sapete, l'audizione di oggi si svolge nell'ambito dell'affare assegnato dal titolo Il futuro delle relazioni tra l'Italia e la Federazione Russa ed è l'inaugurazione, l'audizione, scusate, che inaugura questo affare assegnato e che quindi assume una particolare importanza. Non c'è dubbio che questa è una fase caratterizzata da un rapporto difficile e controverso tra la Russia e in generale l'Occidente. La difficoltà maggiore si origina, diciamo, la difficoltà maggiore che stiamo vivendo in questi mesi, in questi anni, si origina però più da vicino con un equivoco. Non saprei come altrimenti chiamarlo, ma forse più ancora di un equivoco che si è originato tra Occidente e Russia a proposito della collocazione di quei paesi che sono nostri vicini ad Oriente, ma sono anche vicini della Russia ad Occidente e che sono stati, fino al crollo dell'Unione Sovietica, parte integrante di quel paese. Oggi, di fatto, e soprattutto in larghissima misura come conseguenza della crisi che si è originata nel 2014 in Ucraina con l'annessione della Crimea, con una situazione di conflitto congelato di cui ancora non si riesce a percepire la prospettiva di soluzione nelle province orientali dell'Ucraina, oggi purtroppo ci troviamo in una situazione in cui una prospettiva di normalizzazione del rapporto con la Russia appare alquanto problematica. Ci sono evidentemente, è inutile negarlo, delle divergenze di valutazione, di punti di vista su alcuni aspetti fondamentali di come noi interpretiamo una democrazia funzionante, penso a tutto il tema delle libertà fondamentali. Ci sono ancora molte riserve, molte perplessità su ipotesi di interferenze russe in alcuni processi elettorali negli Stati Uniti, forse anche in alcuni paesi europei. Ci sono molte riserve, molte perplessità, molte preoccupazioni sul ruolo che hacker russi possono o abbiano addirittura già svolto nei confronti di sistemi informatici occidentali. Quindi noi ci troviamo di fronte, e questo vale per l'Europa, vale anche a maggior ragione per l'Italia, a questa contraddizione di un partner difficile, per i motivi, problematico per i motivi che vi ho esposto, ma sicuramente essenziale e aggiungo in particolare per quanto riguarda l'Italia, evidentemente un partner essenziale anche perché è un partner economico-commerciale molto importante, per non parlare poi del rapporto nel campo dell'energia.
Ci sono delle divergenze fondamentali fra l'Occidente e la Russia, le divergenze che hanno carattere ideologico, che il stile di governance russo è in contrasto, in totale contrasto con il liberalismo occidentale. Questo è uno dei motivi, e quindi una divergenza a livello degli interessi e a livello dei valori. Il secondo motivo della divergenza riguarda lo status dello spazio, dei paesi dello spazio post-sovietico. La Russia lo considera come la sua zona di influenza qua non si tratta anche del fatto che l'Occidente aveva promesso, che non è stato il caso, il membership a qualcuno dei paesi o nella NATO dell'Unione Europea. Qua il problema è che anche un semplice partnership, come può essere il partnership della NATO con i singoli paesi post-sovietici, come può essere il programma di partenariato europeo orientale, quindi il cosiddetto Eastern Partnership, è un problema per la Russia. È geloso anche di questi programmi. Ricordiamo che nel 2013 il conflitto in Ucraina parte non per la NATO, ma per l'Unione Europea, per gli accordi di associazione che l'Unione Europea stava per firmare con l'Ucraina, con la Georgia e con l'Armenia. E Armenia, due mesi prima della firma dell'accordo, è stato costretto a rinunciare a firmare gli accordi di associazione, perché la Russia c'ha il suo Unione Euroasiatico, ovviamente è interessato a includere paesi post-sovietici nell'Unione Euroasiatico. L'Unione usa un sistema tariffario completamente diverso dall'Unione Europea, che non dà la possibilità ai membri dell'Unione Eurasiatica firmare accordi di libero scambio Unione Europea. Questo va in conflitto ovviamente con gli interessi russi, quindi non è solo il problema del membership della NATO, che non era mai realistico e non era mai sulla tavola per l'Ucraina o per la Georgia, ma il problema è anche un semplice partnership fra paesi post-sovietici e l'Unione Europea o della NATO. Poi ovviamente c'è la terza divergenza a livello sicurezza euroatlantica, a livello della NATO, dove sono i membri della NATO che hanno la percezione della minaccia dalla parte russa. Sto parlando dei paesi baltici, e questa percezione è fondata su alcuni fatti che ci sono stati nel 2014. Gli agenti russi hanno preso l'agente estone dell'intelligence dal territorio estone, ci sono state intrusioni dello spazio aereo dei paesi baltici. Putin apertamente ha minacciato la Svezia e Finlandia e ha avvertito di non integrarsi nella NATO. Tutto questo crea un clima ovviamente difficile dentro la NATO e difficile per i paesi baltici, che ovviamente continuano a avere anche atteggiamento, le politiche abbastanza forti contro la Russia. Poi sulla NATO Alessandro dirà altre cose. Penso che tutto dipenderà, cosa succederà insomma in futuro, qual è la strategia o la Russia verso l'Occidente. Credo che la Russia non è un paese che si muove a livello internazionale seguendo una strategia, è un paese più che reagisce. Questo penso dipenderà molto come si evolverà internamente la situazione dentro la Russia. Quindi sostengo che la politica intera del paese, le dinamiche intere del paese, del destino del regime dentro la Russia, influenzerà la politica estera di Mosca. Oggi come oggi, tre giorni fa l'Evada Center, che fa dei sondaggi, ha pubblicato un nuovo rapporto
e in parallelo a un altro sondaggio molto vicino al governo, ho pubblicato anche un sondaggio sull'approvamento di Putin, insomma, e quanto è popolare dentro il paese. Allora, Levada Center parte dicendo che il sostegno prima di elezioni era 59% del presidente Putin, è caduto di 20% e siamo a 39%. Anche, lo ammette anche il sondaggio fatto dal governo, partendo però dal 67%, dice che adesso è 45%, mentre il sostegno della Russia Unita, quindi il partito di Putin, è sceso dal 51% a 31%. La seconda persona più popolare era il ministro Dmitry Shoigu, il ministro della difesa, e il sostegno del ministro è dal 19% al 10%. Penso che tutto questo poi influenzerà la politica interna del paese, che può avere il suo richiamo anche sulla politica estera. Senatore Ferrara, prego. Io ho sentito parlare di psicosi di accerchiamento. Vorrei ricordare che nel 1990, quando Gorbaciov acconsentì alla riunificazione della Germania, gli fu promesso da James Baker, che era il segretario di Stato, e dal presidente Bush che la NATO non si sarebbe spinta di un pollice verso est. Invece oggi è sotto gli occhi di tutti dove sono arrivate le forze NATO. Non è stata molto, diciamo, positiva la vostra relazione sulla Russia. Certo non è il mio intento difendere Putin o la Russia, però vorrei ricordare che grazie alla Russia di Putin se in Siria è stato sconfitto l'ISIS. Io quindi reputo che questa morsa economica e militare vada sicuramente allentata. Vorrei ricordare che sono migliaia le imprese italiane che hanno chiuso in Emilia Romagna, in Toscana, per via di queste sanzioni. Quindi sarebbe davvero auspicabile, a mio avviso, ripristinare un dialogo costruttivo con la Russia e smetterla anche di essere così succubi degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda le sanzioni.